Allora, io mi chiamo Sonia Neto Salomão e sono professore associato, sono titolare della cattedra di lingua e traduzione portoghese brasiliana. Questa cattedra è nuova, nel senso che la lingua portoghese è stata promossa, diciamo così, fra le cosiddette cinque lingue più importanti, ossia lingue di lavoro, non sono negli organismi internazionali, ma anche in diversi altri livelli, diciamo così, in Italia. Da questo periodo, parliamo di 10 anni fa, abbiamo allora creato questo insegnamento di lingua, specifico di lingua, e abbiamo avvertito la necessità di pubblicare anche dei testi che coprissero una lacuna in quest'ambito. Abbiamo conosciuto il lavoro di Nova Cultura, anche la possibilità, in questi tempi non è da sottovalutare, la possibilità di fare dei libri fatti bene anche dal punto di vista della qualità e della professionalità con il sistema print on demand, che vuol dire lavoro fatto al tempo stesso con grande velocità e accuratezza. Da questa base di partenza abbiamo pensato anche di fare una collana divisa in tre livelli, ossia la parte di divulgazione della manualistica, la parte della saggistica per approfondire gli studi che non sono soltanto linguistici, sono anche studi letterari, studi storico-culturali, sempre visti in una prospettiva comparativa e storico-culturale e filologica, perché bisogna dire che nelle biblioteche italiane c'è un materiale ancora enorme sul Brasile e sul Portogallo. Sarebbe interessante anche sottolineare che la lingua portoghese è la sesta lingua più parlata del mondo, è la terza romanza ed europea, per cui è anche questo ambito un ambito in crescita, una volta che il Brasile finalmente diciamo arriva al suo futuro, non tante volte questo futuro tanto detto promesso sembra essere arrivato. E questa lingua e questi interessi anche della cultura brasiliana, ma non solo la cultura brasiliana, la cultura dei paesi lusofono che si intercambiano, perché diciamo che parliamo di un ambito che è presente, la cui cultura è europea, è latinoamericana, africana e asiatica, perché ovviamente parte dalla presenza del Portogallo nel 500 come paese colonizzatore delle grandi scoperte. Tornando alla collana, devo dire che è uscito un primo volume dedicato alla lingua portoghese nei suoi percorsi multiculturali, che vuol dire un studio al tempo stesso di presentazione di quest'ambito, di questa lingua e tutti i suoi livelli, ma al tempo stesso di approfondimento. Allora c'è una prima parte che presenta l'ambito, che fa la descrizione storica dell'evoluzione della lingua. In una seconda parte ci sono autori, ci sono tematiche specifiche di questo ambiente, di questo ambito, per esempio le norme linguistiche del Portogallo, del Brasile, le norme linguistiche africane, perché il portoghese è sempre una lingua unica, però con parlate locali, con diversità lessicali, e questo volume copre tutto quest'ambito. Poi abbiamo pubblicato anche un altro sulla grammaticografia, ossia la produzione, la riflessione sulla lingua nel periodo del primo 600, in cui
in Portogallo, ma non solo, in Europa in modo generale, si conosce una ampia riflessione sulla lingua, e il prossimo volume sarà di ambito didattico per i nostri corsi di lettorato.